Ben ritrovati, ascoltatori e passeggeri della stazione. Oggi vi porto un video un po' diverso, che non è né una narrazione né un episodio di storia pazza, bensì è un video esplicativo. Cosa vuol dire? Beh, innanzitutto per poter capire di cosa si parla, vi invito ad andare a recuperare il primo capitolo di Fatum Nonae che ho appena pubblicato, così da avere un po' di contesto. Altrimenti, se volete fare il processo contrario, va bene lo stesso, ma ascoltatemi bene, perché avrò bisogno di tutta la vostra attenzione. Cos'è Fatum Nonae? Fatum Nonae è il progetto di una storia interattiva, in cui l'autore sono io, assieme a voi. Che cosa vuol dire? È molto semplice. Ho appena cominciato la storia con un breve capitolo introduttivo, lasciando un finale aperto. Metterò un limite temporale, una settimana circa, in cui chi vuole potrà scrivere nei commenti del video il modo in cui pensa dovrebbe proseguire la storia, quali personaggi dovrebbero fare cosa, introdurre nuovi personaggi, nuovi spunti narrativi, o perché no, scrivere anche spezzoni di storia direttamente. E terminata la settimana, o comunque il tempo che darò a disposizione, io andrò a leggere i suggerimenti, gli spunti, i contributi di chi si è appassionato alla storia e ha voluto aiutare, e sfruttando anche idee che già ho per la continuazione, scriverò di volta in volta il capitolo successivo e di volta in volta, lasciando dei finali aperti, permetterò a voi, ascoltatori, di scrivere la storia assieme a me. È un'idea che coltivavo da un po'. Perlomeno da quest'estate, quando avevo già cominciato a buttar giù il primo capitolo. Però solo ultimamente ho trovato la voglia di portarla a termine. Ritengo che potrebbe essere un bellissimo progetto, soddisfacente per me e divertente per voi. Per cui sentitevi liberi di partecipare, o anche solo di rilassarvi, stendervi bene nelle vostre poltrone e godervi il risultato. Spero di essere stato abbastanza chiaro nell'esposizione. Se ci sono dubbi, scrivetemeli pure qui sotto nei commenti e cercherò di rispondere al meglio che posso. Io, di nuovo, vi invito ad andare ad ascoltare il primo capitolo di Fatum Nonae, di sgranchirvi le dita e di digitare quello che secondo voi dovrebbe essere il continuo della storia. Io, per adesso, vi saluto e vi aspetto al prossimo capitolo di Fatum Nonae, appena sarà pronto. Grazie mille per avermi ascoltato e vi aspetto numerosi per costruire insieme una nuova storia. Grazie, a presto.